Amici di Jutelandia, ben trovati, sono le 7:30 del mattino, sono all'ingresso del parco archeologico di Sukutaje. Questa mattina con la mia bellissima bicicletta vi porterò alla scoperta di quello che è stato il primo grande regno di Thailandia, tant'è vero che Sukutaje è stata, si suol dire che è stata la prima capitale di questo grande paese, regno di Sukutaje, che va dal 1235 circa fino al 1350, allorquando emergerà il regno di Ayutthaya. Bene signori, andiamo a farci un bel giro tutti insieme all'interno di questo parco. Vi consiglio di venire presto di mattina, qui all'ingresso potete noleggiare tutte le biciclette che volete oppure ci sono dei tuk-tuk elettrici. Bene, andiamo dentro il parco. Eccoci carissimi, siamo partiti, guardate che meraviglia, a quest'ora non c'è nessuno e guardate qua le antiche rovine di questo grande regno Sukutaje, l'alba della felicità. Guardate, straordinario già questo primo stop e Sukutaje, questo grande regno durante il quale si getteranno le basi per la nascita dell'arte, dell'architettura tradizionale Thai. È durante il regno di Sukutaje che il buddismo diventa religione di Stato ed è durante lo stesso regno, nel XIII secolo, che si va a codificare l'alfabeto per la prima volta, l'alfabeto Thai. Wat Matat. Questo è il primo stop qui nel parco archeologico di Sukutaje. Sembra che questo tempio, i resti di questo tempio, fronteggiassero l'area anticamente occupata dal palazzo reale, ovvero qua. E nel silenzio di questi luoghi si cammina fra queste antiche rovine e i Buddha che guardano il sole, perché l'orientamento del Buddha è sempre verso il sole. Questa bellissima passeggiata all'interno del parco, si sta veramente bene, venite la mattina presto, mi raccomando, verso le 7:30 vedete di essere già qua, prendete una bicicletta, è fresco ed eccoci al Wat Sisawai. Guardate, meraviglioso anche questo tempio, stile Khmer. Wat Sisawai, il tempio dell'albero di mango. Perché? Perché qui ci sono alberi di mango. Guardate che meraviglia. Guardate quanto sono belli questi tre prang, tre come le tre principali divinità induiste. E guardate le radici di quest'albero. Allora, ma mentre continuo
le mie visite. Volevo darvi qualche informazione utile circa su Kuthai, dove si trova a metà strada fra Bangkok e le province settentrionali più settentrionali della Thailandia, Chiang Mai, Chiang Rai. Siamo un 400 km circa da Bangkok. Da Bangkok potete arrivare a Kuthai con autobus, servizi di linea, oppure con treno, mi pare, prendendo parte delle escursioni collettive, naturalmente con stop qua, oppure addirittura c'è un aeroporto, un piccolo aeroporto a 30 km dal centro abitato, servito però da un'unica compagnia thailandese che è la Bangkok Airways. E dove dormire? Beh, diciamo che su Kuthai è una città molto piccola, oggi ha un 35.000 abitanti circa, e c'è la vecchia Sukhothai, che è questa con il parco archeologico, patrimonio UNESCO dell'umanità, e poi c'è la New City con gli alberghi, servizi per il turista, guest house, hotel, tutto quello che volete, insomma. Ma continuiamo a sbirciare un po' all'interno del parco archeologico. Guardate che meraviglia, che chiome, questi alberi di mango giganteschi. E ancora per rovine, la bellezza di questo sito sono anche le statue, le immagini del Buddha. Sapete che si parla di un vero e proprio stile Sukhothai nell'arte sacra thailandese. Questi Buddha dalle linee morbide, con questo sguardo trasognato. Maestose le rovine di Sukhothai. E guardate, nonostante ormai siano più delle 9, non c'è ancora molta gente. Sentite che oasi di pace sono i versi di qualche animale qui fra queste stupa di questo antico e glorioso regno Sukhothai, l'alba della felicità. L'intero parco è attraversato da queste piccole strade asfaltate dove voi potete passeggiare in bicicletta e raggiungere i vari templi. Ovviamente poi dovrete fermarvi con la bici davanti al tempio, non è che potete entrare dentro. E bello è anche lo scenario del parco, con questi laghi artificiali, ovviamente, canali, palme, alberi di mango, bodi, c'è di tutto, e poi queste stupa e le immagini del Buddha. Bene carissimi amici di Yutalandia, questo breve video da Sukhothai termina qua. Venite, mi raccomando, siete a metà strada fra Bangkok e le province del Nord Chiang Mai, Chiang Rai. Infatti io questa sera proseguo e arriverò a Chiang Rai, sono 300, quasi 400 km. Un caro saluto da Matteo in Asia, mi raccomando, continuate a seguirmi sul mio canale YouTube Yutalandia, il mio blog yutalandia.it e la mia pagina Facebook Matteo in Asia. Noi ci vediamo al prossimo video da Oriente, chissà da dove però. Ciao!